Allora? Cosa? Non mi volevi dire una cosa? Non mi va più. Parla, ti ascolto. Zitto, la bambina piange. Ma no, è un gatto in cortile, eh? Ti ricordi quando dicevi che volevi almeno 4 bambini? Ma è fatica. Certo è fatica. Tutto è fatica. È che non sei mai stato innamorato di me. Io non ho mai capito perché mai sposata. Ti adatti. Anche questa casa, per esempio. È brutta, questa casa. Io vorrei solo sapere se vuoi lasciarmi. Anche adesso la testa è così confusa. Si vede che mi viene una gran confusione in testa quando mi pare che voglio bene a qualcuno. E vi siete incontrati? Vi siete dati degli appuntamenti? Qualche volta. Io avevo una vita fino a un momento fa che stava in piedi. E adesso è franato tutto. Sembrava una mattina uguale a tutte le altre. Chi sarebbe lei? Una cugina. Io non ho nessuno. Non ho nemmeno una lira. E lo cercherai e non lo troverai, lo aspetterai e non verrà. Certe volte io ho paura che non riuscirò a liberarmene mai. Io non ti amo più da molti anni, ma ora ti detesto e ti disprezzo tanto che mi è quasi impossibile sopportare la tua presenza. Ma il tempo non passa. Sono gelosa di lei perché lei è giovane e io non sono più tanto giovane. Perché lei ha un bambino e io non ne ho. In questa nostra vita è molto raro che succeda qualcosa di nuovo. Questa non è mica una tragedia, questa è una barzelletta. La vita è molto avara di tragedie, ci regala invece una fioritura di barzellette.